momento dell'apertura l'afflusso è stato massiccio, la fontana era molto apprezzata, noi avevamo aperto la nostra sede l'anno prima e il parco sicuramente si era arricchito di questa popolazione che veniva proprio a prendere l'acqua. C'erano lunghe code, c'erano persone che venivano con grandi e capienti recipienti, si creavano anche dei piccoli conflitti. Regolamentazione nella prima parte della vita della fontana dell'acqua pubblica del Bizzozzero era un po' blanda, aveva bisogno di essere un po' aumentata anche per garantire poi a tutti l'afflusso. Successivamente abbiamo notato anche che la fontana era stata oggetto di qualche vandalismo, un rubinetto aveva smesso di funzionare e poi l'amministrazione, cambiata l'amministrazione, si era valutato di interrompere il servizio anche per i costi notevoli che un impianto di questo genere richiede. Oggi devo dire che l'afflusso è molto diverso da quello che era stato precedentemente. Posso dire che sicuramente perché non è l'unica fontana di acqua pubblica della città, adesso ce ne sono diverse e c'è anche il fatto che adesso non è completamente gratuita. E poi anche penso che forse un limite all'afflusso sia dovuto al fatto che fisicamente bisogna andare a caricare la tessera e questo forse è un disincentivo, diciamo, all'utilizzo.